Chi fa da sé con Lucia Cuffaro. Buongiorno Lucia, come stai? Ormai benissimo. Ci siamo, le nostre famiglie si riuniranno per la cena della vigilia e il pranzo di Natale. Allora andiamo a vedere assieme come decorare la tavola e renderla più preziosa, anche con delle idee realizzate all'ultimo momento e soprattutto semplici, originali e anche molto economiche. Cosa suggerisci oggi? Allora, guarda, la mia idea è quella di creare un centrotavola partendo da una zucca, quindi la mantovana, la zucca arancione, va bene anche la violina, la Questa butternut. È proprio bella, eh? Questa è bellissima. Allora, la prima cosa da fare è ovviamente scavare la zucca il più possibile. Questo perché poi ci faremo un risotto alla zucca, la zuppa... Che esatto, buono. Che è buonissima. Stessa cosa, il coperchio lo teniamo, quindi anche qui andiamo a togliere tutta la parte che non ci serve. Cominciamo a mettere magari la zucca su un runner, su un centrotavola, aggiungiamo della abete. Hai scelto quello blu? Ho scelto quello blu, sì, blu e rosso, e questo è un abete argentato molto molto bello, quindi l'ho messo come base e cominciamo a riempire. Quindi la prima cosa da fare è mettere del muschio in modo tale che appunto si crei un aspetto verde e quindi insomma in qualche modo una base. Cominciamo a mettere i nostri rametti in questo modo, bacche, noci, stecche di cannella, quindi creiamo proprio un vero e proprio centrotavola. Aggiungiamo le bacchettine, io poi adoro che colorano gli elementi, un po' l'acero, gli elementi naturali, sì, esatto, che dobbiamo colorare, quindi la parte è esterna... proprio Natale a vederti all'opera. Questo fa proprio Natale. Mi aggiungi qualche stecca di cannella, per certo. favore? Aggiungiamo le nostre bacche e io aggiungo anche una talea di piantina grassa, questo perché alla fine del tutto, se la zucca è stata pulita bene, possiamo trasformarla in un portavaso per piante grasse. Allora, questi ce li mettiamo tutti da un lato in questo modo. Insomma, quindi riutilizziamo tutto sempre. L'ultima cosa da fare è, volendo, possiamo anche mettere una candela al centro. Io non l'accenderei però, nel senso no, che direi di no. La possiamo mettere più a livello estetico. È molto bello questo, centrotavola. Molto molto semplice, una mela rossa, quindi andiamo ad aggiungere degli elementi colorati e portafortuna. Ah no, ovviamente il peperoncino, non possiamo mettercelo. Per rendere piccante. Esatto, esatto. Ci piace, e ci l'altra piace. Cosa poi, a livello di candele, mi sono molto divertita a creare delle candele abete, quindi ho messo all'interno di una brocca dell'acqua calda, circa 50-60 gradi. Introduco dentro una candela, anche proprio un cero bianco noiosissimo, o una candela un po' più bella, e li faccio ammorbidire. Hai detto 50-60 gradi? Sì, non proprio bollente. Non scottarti, esatto, eh? Esatto, perché deve essere fattibile. Quindi la lascio 2 o 3 minuti. Dopo 2 o 3 minuti faccio con un coltello, con un cucchiaio, delle alette, in modo tale che la mia candela, semplice, carina, diventa almeno un po' più preziosa. Con delle candele invece che hanno dei colori diversi si possono creare delle cose fantastiche e ancora più belle ovviamente. Quindi ci inventiamo una candela più personalizzata. Sei davvero molto brava. E dopo aver apparecchiato e decorato la nostra tavola, non resta che aggiungere i cosiddetti segnaposto, no? Con i nomi dei commensali. Come si può fare per essere economici, ecologici e realizzarli soprattutto a casa? Allora, facilissimo, il pomander, che è un'antichissima tradizione che risale al Medioevo, eccolo qui. Ce n'è uno anche per eccolo te, qua. Quindi abbiamo preparato un bigliettino con un nome come segnaposto. Leggo Beppe. E semplicemente alziamo lo stecchino e lo inseriamo all'interno. Io ho decorato con dei chiodi di garofano, quindi possiamo utilizzare anche limoni, arance, mandarini, diciamo si fa su un agrume, possibilmente tondo, e si mette a tavola. Molto molto semplice. E sai che mi piace molto? È molto molto originale e poi insomma ha una storia incredibile. E per rendere ancora più elegante e originale la tavola si usano poi le acque aromatizzate. Abbiamo scelto come frutto la melagrana, eccola, tipico qua. Frutto di buon auspicio. Meravigliosa, poi ci sono tanti metodi per sgranarla facilmente. Io me la sono già sgranata. Dobbiamo inserirli all'interno di una brocca. Questa è buona anche da mangiare, la mamma melagrana. Mia, io va bene, mangio almeno una al giorno, proprio pienissima di vitamine. Eccola qua, l'inseriamo all'interno, lasciamo in macerazione su acqua fredda per almeno 3-4 ore. Piano piano l'acqua diventerà anche un pochino più rosata. Sarà molto bella e ci possiamo fare anche un brindisi. Possiamo mettere qualche chicco in una bevanda frizzante, in un prosecco, quello che insomma io il kefir devo dire, quindi mi autoproduco il kefir e la kombucha, lo metto lì dentro. Io dico che nel prosecco ci sta proprio bene, poi è italiano, è gustoso. E a proposito invece di brocche e bicchieri di vetro, di cristallo, molto spesso sono opachi o hanno degli aloni, come si fa a farli brillare? Allora guarda, in realtà l'aceto di mele o l'aceto di vino bianco, l'importante non sia aceto di alcol, è l'ideale. Sappiamo che va a lucidare sia le posate ma anche i bicchieri, quindi dopo il lavaggio
l'ideale sarebbe, per far brillare il nostro bicchiere, è passare un panno di cotone in microfibra su un bicchiere, far asciugare all'aria e saranno perfettamente splendenti, quindi facile facile, insomma. E quindi la tavola è pronta, ma l'atmosfera natalizia, naturalmente Lucia, è fatta anche di profumi. Un profumatore per ambienti completamente naturali. A casa le mamme sono già pronte, le nonne altrettanto, a realizzare anche qualcosa all'ultimo momento. Come lo fai? Bicchiere o barattolo, facciamo un profumatore da termosifone, quindi inseriamo delle fette d'arancia, inseriamo delle stecche di cannella direttamente nel nostro bicchiere, inseriamo dell'anice stellato che è profumatissimo e qualche chiodo di garofano. Poi facilmente... Bel mix, eh? Sì, lo riempiamo e lo posizioniamo su un termosifone. Il calore del termosifone, del camino, farà sprigionare questi odori natalizi meravigliosi e si può riutilizzare 3-4 volte. Anche 5, insomma, fino a 5. Brava. E concludiamo come sempre con il glossario della sostenibilità, realizzato in collaborazione con la RAI per la sostenibilità ESG, con l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, l'ASVIS, e la Federazione Relazione Pubblica Italiana, la FERPI. La parola di oggi è aiuto pubblico allo sviluppo. Qualche esempio concreto? Allora, si tratta appunto di risorse pubbliche destinate a progetti di cooperazione. Nel 2024 l'Italia avrà la presidenza del G7, quindi sarà importantissimo ovviamente sostenere progetti di giustizia, di equità, di solidarietà, ma anche lotta al cambiamento climatico. C'è un progetto molto interessante che è Il mondo a fame di sviluppo, che è lo slogan della campagna 070 e di generazione cooperazione, in cui fa parte anche ASVIS, che punta appunto a destinare allo sviluppo in questi termini lo 0,70% appunto dell'Italia, insomma, della parte del PIL dell'Italia. Dei progetti molto importanti. Vi ricordo che se avete perso qualche passaggio potete rivedere la puntata su RaiPlay. Naturalmente trovate anche le parole del glossario della sostenibilità. Lucia, buon Natale a te e alla buon tua Natale. Famiglia, e ci vediamo la prossima settimana. A prestissimo. Auguri!